vi ho convocati perché questa mattina vorrei preparare con voi uno spettacolo sulla Costituzione italiana. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ah ah ah, cercasi artiste. E sei nel posto giusto. E faremo di te una grande cantante. Ti interesserebbe fare della televisione, eh? Sì, anche perché, insomma, gli attributi fisici ci sono. Magari qualche ritocchino qui e lì, insomma. E tocca a noi doverti modellare la carriera o i figli. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per motivi politici. Eravamo imbarcati, nostra meta era isola di Lampedusa, le porte d'Europa. Un nugolo di braccia imploranti aiuto. Ilia Kerkianisi, c'è qualcuno in mare? Ilia Kerkianisi! Afferra mia madre, afferra. Non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Lei è accusato di aver premuto il telecomando che innescò la bomba che uccise il dottor Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti di scorta. Pensi, avevamo messo 5 quintali di tritolo sotto la strada. Non potevamo permetterci di fallire. Però, stranamente, quel giorno ero nervoso. Non riuscivo a concentrarmi sul lavoro. Poi a un certo punto l'uomo d'onore che stava con me, che aveva il binocolo, mi disse: vai, vai e vai! Signor mafioso, lei ha capito chi era mio padre? Lei ha capito chi era mio padre? Mio padre era uno degli agenti di scorta che lei ha fatto saltare in aria insieme al dottor Falcone il 23 maggio 1992. Lei ha deciso che quel giorno mio padre non doveva tornare a casa. Lei?